Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritornati alla carriera allenatore Yogamers con il Perugia. Eccoci, ritornati qui alla finale. Dobbiamo giocare la finale del torneo internazionale delle amichevoli contro il PEC Zulle. Vi ricordate il PEC Zulle? L'abbiamo battuta la prima giornata di questo girone, di questo torneo amichevole. Finale contro il PEC Zulle. Perugia, Pezzulla, vediamo la squadra titolare. Attaccante centrale, il nuovo arrivato Iheanacho del Manchester City. Poi Zapata e Fabinho in attacco. Poi con Lanzafame, Salifu e Rizzo, Belmonte, Rossi, Volta e Alassane. La panchina un poco scarsa. Dobbiamo sistemare. Purtroppo però ci stanno infortunati Della Rocca, Ardemagni e Taddei, che se non sbaglio è in vendita. Vediamo, dai, dobbiamo vincere. Ci servono altri soldini per questo mercato, perché la situazione non è buona ancora come mercato. Ci servono altri giocatori. Dai, Perugia, PEC Zulle, Feyenoord di Manchester per la finale del torneo internazionale amichevole. Perugia contro PEC Zulle. Ecco il debutto di Calegianacho, 1.400.000 euro preso dal Manchester City, una grande promessa del futuro del Perugia. Ecco l'inquadrato Iheanacho, potrebbe essere la nuova stella del Perugia. La formazione titolare, eccola. L'ho vista prima Rosati, Alassane, Volta, Rossi, Belmonte, Rizzo, Salifu, Lanzafame, Fabinho, Iheanacho e Alex Zapata. Ecco la coppa, sembra la Champions League, molto simile. Giornata di pioggia pesante qui all'Old Trafford di Manchester. Situazioni un poco sfavorevoli per il nostro gioco, però giocheremo con grinta. Cercheremo di portare il primo trofeo anche se amichevole. Ecco Iheanacho, il primo trofeo anche se amichevole di questa carriera col Perugia. Dai, forza Perugia! Belmonte, Alexis Zapata. Alexis Zapata va in velocità, dribbling, attenzione, passaggio, non va. La prende il portiere Fabinho, centrale per Salifu, Iheanacho, Zapata, Zapata sulla fascia, attenzione al cross, Iheanacho, colpo di testa in tuffo, palla fuori, bella azione, bel tuffo però, palla molto lontana dallo specchio della porta, sulla fascia, Iheanacho, cross. Rigore! Che rigore! Che rigore! E che sono cascati loro e mi ha dato il rigore a me, non capisco. Ma vabbè, approfittiamone, va. Approfittiamone. Lanzafame, io che rigorista. Sembra proprio Lanzafame. Lanzafame, Lanzafame, porta in vantaggio il Perugia, 1-0, sul rigore inesistente dato dall'arbitro, ubriaco, 1-0 per il Perugia, terzo gol di Lanzafame. Inizia benissimo questa finale. Ci prova. Gran pressing dei nostri. Non riusciamo a far ragionare l'avversario. Calcio d'angolo tirato da Giuseppe Rizzo. Giuseppe Rizzo. Volta! Volta! Colpo di testa provato da Volta. Lontano. Nicola Belmonte, centralmente per Rizzo, Rizzo,
Sali fu! Sali fu! Sali fu parata! Parata del portiere del Pekzul! Bel tiro di Sali fu! E che paratona, mamma mia, bellissima parata veramente! Toglie la palla dall'angolo destro della porta. Calcio d'angolo, attenzione! Sali fu, va vicinissimo al gol pure lui di testa. Beh, portiere avversario. Bel monte. Palla per Janacho, Janacho, Janacho. Gran passaggio per Lanzafame! Lanzafame! Sbaglia, Lanzafame palo. Poi Fabinho non ci arriva. Peccato. Occasionissima per il Perugia. Non c'è niente. Ecco, bene, bene. Zapata. Zapata dai, Janacho! 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 Vicinissimo al gol. Tira al volo. Guardate che tira al volo. Ottima prima partita di Kelechi Janacho. Primo tempo, finisce il primo tempo 1-0 per il Perugia. Gol su rigore di Davide Lanzafame. Attenzione. Fuori, mamma mia. Cazzulla è andato vicino al gol. Per fortuna l'ultimo passaggio. Tiro, tiro sbagliato. Bellissimo, Zapata, dai. Manca poco alla fine della partita. Resistiamo. 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 Mamma mia, che errore. Mamma mia, che errore. Che raggio. Mamma mia. Ho detto qua ci hanno pareggiato. Ci siamo salvati con un culo pazzesco. Pazzesco, ragazzi. Pazzesco, che culo. Che sia l'anno buono per il Perugia, speriamo. Fabinho, palla per Janacho, palla per Janacho, Janacho, non l'aggancia bene purtroppo. Attenzione Zulle, venuti alla fine della partita, attaccano come i pazzi. Zulle, Zulle, volta. Esce Rosati. Dai, fischia, vai, finisce qui. Perugia vince la Coppa Nazionale Europea amichevole, che ci porta tanti bei soldini, tanti bei soldini per poter comprare il gioco. Adesso ci serve qualche difensore, qualche bel cambio. Pure di poco prezzo, eccoli, primo trofeo Perugia. Sembra una specie di Coppa dei Campioni, che sia di buon auspicio per il futuro, che ci sia pure la Coppa Campioni vera nel futuro. Ah, molto difficile però. Almeno cominciamo bene la nostra avventura con la squadra Umbra. Partenza lanciata, hai guadagnato un trofeo, primo trofeo del Perugia. Vediamo il mercato. Aggiornamento. Offerta rifiutata. Pendoie. Aumentiamo l'offerta, dai. Abbiamo 2 milioni e 100. Abbiamo offerto pochissimo. Proviamo a offrire 1 milione e 7 più. Lo Spinazzola ancora è nostro. Così sono troppi soldi. Troppi soldi. Potremmo sfruttarlo per qualche altra cosa. Taddei. 1.800.000 più Taddei.
Birama Andoie. Andiamo avanti, vediamo. Suttar rifiutato, mi ha rotto le balle sto Suttar, basta. Basta, già è la quarta volta che rifiuta il contratto. Gli ho dato un sacco di soldi. Se sta Serie A al Dandy, dove cacchio sta? Jordi Reina, offerta accettata. Vediamo se riusciamo a prendere Jordi. Sto Jordi, però il problema è che i soldi poi mancano, non ci sembra su tutti i difensori, che attaccanti ne abbiamo molti. No, no, no. Il problema è che poi rimaniamo senza soldi. Prima dobbiamo prendere Ndoye. Ndoye. Sembra il difensore sostituto. Accettata Ndoye. Vediamo, dai. 8.000, 10.000. Durata 4 anni. Mettiamo importante la prima squadra, dai. Anche se la difesa è ottima, però. Biram Andoglia, vediamo se arriva Biram Andoglia, quanti soldi ci rimangono, se dovremmo vendere qualcuno. Accettato Andoglia. Andoglia. Arriva Biram Ndoye dal Sion, un ottimo difensore. Potrebbe salire molto. Potrebbe salire un bel po' Biram Ndoye. Fino all'80. Fino all'80, che per un giocatore nostro. 80, forse pure 81. Veniamo dall'Olanda. Io, come sapete, sono appassionato dei giocatori olandesi. Aimar Elgazi. Boma Lasic, ci abbiamo giocato proprio prima. Promettente, attaccante destro. Vediamo, mi ha impressionato prima veramente. Vedendolo giocare mi ha impressionato. Informazioni, speriamo che non costa molto. La sua richiesta. No, si è unito da poco, peccato. Beh, vediamo la ricerca di qualche giocatore promettente dall'Olanda. Daniela Martley. Vediamo Daniela Martley. Contattiamo il Copenaghen. Sembra che abbia buone caratteristiche. Maher troppo forte. Un altro è Copenaghen. Altro centrocampista, però 23 anni, io li voglio più giovani. Josip Alep. Ludic Augustissimo. Svedese questo. Che si ha buone caratteristiche. Augustissimo. Terzino sinistro. Terzino sinistro. Andiamo avanti. Stavolta lo prendo. L'abbiamo rifiutato due volte. A Jordi Reina stavolta. Lo prendiamo perché proprio. Poverino, l'abbiamo abbandonato due volte. No, non c'è. Ah, eccolo qua. Jordi Reina, eccolo. È un 66, ah, un 66 Jordi Reina. Accelerazione, quindi agilità, velocità, scatto. Dai, stavolta 1.400.000, bueno. Come prima 800 più 800. No, mi è scomparso cosa. 800. Vediamo se riaccetto l'800.000 euro per Jordi Reina. Avanziamo. Te pareva? Era meglio che lo prendevamo prima. 4.700. A Marta lei troppi soldi.
Vediamo che succede, va. Ah, abbiamo accettato. Ecco, purtroppo. Jordi Reina è andato. Vediamo la rosa, va, che ci serve comunque. Allora, Biramandoie in difesa. Volterossi comunque. Ho Volto Rossi. Doie, ecco. Rossi. Allora, mancherebbe un centro. Allora, Ardemagni, attacco. Della Rocca infortunato. Spinazzola, Spinazzola. Dovremmo vendere Spinazzola, metterlo in qualche. In qualche trattativa. Vediamo in quale trattativo lo possiamo mettere, Spinazzola. Ci serve qualche centrocampista centrale di ricambio. Che comunque gli attaccanti laterali ce li abbiamo. Con Pjanic può fare pure l'attaccante laterale. Peccato per Jordi Reina, potevo prenderlo. Purtroppo ho pensato sempre a quel problema dei soldi comunque. Non siamo riusciti a prenderlo. Vediamo, andiamo in Argentina. Andiamo in Argentina. Andiamo in Argentina. Andiamo. Argentini ci vogliono. Sangre caliente argentino. Andrei Cubas, vediamo. Sennò che non vogliono troppi soldi. Informazioni su Andrei Cubas. Onga Andrecubas, Ongal Dames, yeah? Però non è un cileno. Gal, nome molto Galda, ecco, Pablo Galdames dell'Unione Spagnola, vediamo. Avanziamo. 1.700.000 per Galdalmes. Non è moltissimo, si può pure fare. Allora andiamo su Galdalmes. L'Unione Spagnola. Facciamo quando è 1.700.000, 600.000 e poi ci mettiamo sto Spinazzola qua, non ci rimane qualche soldino. Vediamo se accettano. Sta per arrivare il turno della Coppa Italia. Non siamo interessati al giocatore, cavolo. 800. 800.000 euro. Offerta bassa, mannaggia, questi vogliono i soldi. E soprattutto non vogliono Spinazzola. Dai, 1.300.000, più di questo non vi do, più di questo non vi do. Zemelo 80.000 euro. Barco Boscolo Zemelo, no, via, via. Mi sa che siamo arrivati già alla, al turno della Team Cup, primo turno della Team Cup. Vabbè, con questo primo turno della Team Cup. Vabbè, con questo vi saluto. Dai, ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, supportate questa carriera col Perugia per il nostro sogno di ritornare in Serie A. Prossimo episodio, la Coppa, il primo turno della Team Cup.
poi l'inizio del campionato. Un saluto a tutti e mi raccomando, supportate, un mi piace, iscrivetevi. Cercherò di portare più episodi alla settimana. Ciao a tutti!